Nell'anticipo della 12ª giornata del campionato di eccellenza Girone B termina 1-1 il derby fra il Tropical Coriano e il Pietracuta. Ha diretto la gara il signor Isnardi di Albenga, coadiutori Iemmi di Ravenna e Bellavia di Faenza. Prima dell'inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Celso Minotti e di Don Fiorenzo Baldacci, parroco di Coriano. La cronaca: nel primo tempo, al secondo minuto, fuori aria Federico Fabbri trattiene Serafini lanciato a rete. L'arbitro sorvola fra le proteste dei locali. Al 13° minuto Bianchini, portiere del Tropical Coriano, sbroglia una situazione complicata. Al 17° conclusione di Russo per il Tropical Coriano, conclusione dalla distanza, palla fuori di poco. Al 36° ci prova il difensore locale Tiraferri, conclusione dal limite, palla deviata in calcio d'angolo dalla difesa ospite. Nel primo minuto di recupero del primo tempo l'arbitro fischia un calcio di rigore in favore del Tropical Coriano. Contatto in area di rigore fra Scarponi e Federico Fabbri e l'arbitro decreta il penalty in favore della formazione locale. Dal dischetto lo stesso Scarponi sigla il gol dell'1-0 e dopo 4 minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi con risultato di Tropical Coriano 1 Pietracuta 0. Nella ripresa, al 3° minuto, azione di Bartoli per i locali e conclusione di Scarponi. Lasagni respinge e l'azione sfuma nonostante l'intervento di Enchisi. Al 5° minuto Bartoli salva in mischia sulla linea di porta, ma era fuori gioco a favore del Tropical Coriano. Dopo 2 minuti, al 7° pareggio del Pietracuta, Bianchini esce fuori dall'area e si scontra con Bartoli. Gessaroli ha via libera e a porta vuota appoggia la palla in rete. Al 12° Enchisi colpisce la parte bassa della traversa con un tiro dal limite dell'area di rigore. Al 20° Fratti, dimenticato in area dai difensori del Tropical Coriano, è solo davanti a Bianchini. La sua conclusione viene respinta dal numero 1 del Tropical Coriano. Al 24° azione e tiro di Gessaroli fuori di circa un metro. Al 38° il neoentrato Tamagnini ha un'ottima occasione per calciare a rete, ma la sua conclusione al volo termina malamente fuori. Al 39° Zanni viene anticipato in aria e il Pietracuta recupera la posizione. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine della partita, il Tropical Coriano non riesce ad ottenere i 3 punti in casa, 4 vittorie in questa prima parte del campionato, tutte quante ottenute fuori casa. 1-1 quindi il finale al Daniele Grandi di Coriano fra Tropical Coriano e Pietracuta.